Capitano, vincitore olimpico sui 20 km a Mosca nel 1980 e campione del mondo nell'87 a Roma e nel 91 a Tokyo, che con le medaglie di bronzo ottenute ai giochi di Los Angeles e Seul ha assunto anche lui a pieno titolo la dimensione del mito. Mosca 1980. Maurizio da Milano. La sofferta tenacia di un passo dopo l'altro. Coriaceo piemontese di Scarnafigi di Cuneo, oggi ha 51 anni ma li porta come un ragazzo di 25, due volte campione mondiale della 20 km, oltre che un oro, due bronzi olimpici. Maurizio da Milano, qui con noi stasera, è stato anche vice sindaco a Bardonecchia nel villaggio olimpico a Torino 2006, perché di Olimpiadi lui non può proprio fare a meno, è così? Beh, le Olimpiadi hanno rappresentato tanto nella mia carriera sportiva, tanto la vittoria a Mosca che mi ha aperto un po' la strada, poi le altre medaglie olimpiche, le quattro Olimpiadi fatte, credo sia stata un po' parte della mia vita l'olimpismo, il fatto di aver poi fatto il sindaco a Bardonecchia, credo che sia soprattutto un fatto territoriale che mi ha dato grande soddisfazione. Complimenti anche per quello, avevi cominciato con il mezzo fondo, dico male? Poi che cosa è successo? Hai voluto seguire il tuo fratello gemello Giorgio o che cos'altro? Ma noi avevamo fatto il primo anno i giochi della gioventù, così in maniera molto estemporanea, io ho fatto i 1000 metri di corsa, non mi ricordo neanche più per quali, i 2000 credo di corsa, per quale motivo, e però praticamente seriamente iniziata con la marcia l'anno dopo, dove con mio fratello Giorgio abbiamo iniziato così a metterci per la strada, a camminare. Ecco, ecco, mi permetto di chiedere anche a lei, l'abbiamo parlato prima con Abdon Pamic, che cos'ha la marcia in più? Perché racchiude in sé tutta la fatica e il tempo. Io credo che la marcia sia anche una filosofia, sia anche l'interiorizzazione di qualcosa che ti caratterizza, che ti porta avanti. Poi credo che qui, nella terra che è stata anche di San Francesco, credo che noi rappresentiamo più di tutti proprio quelli che sono il cavallo di San Francesco, l'andare a piedi, il muoverci sul territorio, e questo fa parte un po' dello stile del marciatore, della capacità anche di essere riflessivo, di portarsi avanti queste tante ore di fatica, ma fatica che pesa poco quando si va avanti. Noi siamo pronti alla premiazione, però ho detto coriaceo piemontese, è un buonista, l'avete sentito, però quando ci si mette sa essere incisivo, diciamo così. Ricordo un tuo articolo sull'edizione dei giochi 2000 olimpici, dove hai detto si è pensato molto all'aspetto commerciale, meno all'attenzione per le esigenze degli atleti. Se questo deve diventare il messaggio per i giochi olimpici, mi domando, vale ancora la pena di enfatizzare come il massimo momento di aggregazione e simbolo di pace e di unione l'Olimpiade? Ammazza la miseria, come... No, ma io credo che... E sono d'accordo con quanto è stato detto stamattina anche da Sebastian Coe. Io credo che l'Olimpiade debba costruirsi partendo attorno agli atleti e attorno agli atleti costruire tutto il resto del movimento olimpico, della costruzione dei giochi olimpici. Se si fa il contrario, io credo che non si possa che sbagliare. Se si parte prima a pensare a tutto il resto e in fondo agli atleti, probabilmente non si combinerà mai nulla di buono. E viva gli atleti! Allora chiamo il dottor Fabrizio Raffaelli, direttore dell'Agenzia Turismo, per il diploma di ambasciatore Fair Play. Giovanni Melani consegna la spilla del Fair Play, allora ricordo, autore testi e motivazioni dal 97, componente storico, grazie Giovanni, della giuria del premio Fair Play Mecenate, giornalista ma soprattutto poeta sognatore, colui che ci fa vivere le emozioni con le sue motivazioni, con i suoi poemetti dedicati peraltro allo sport e a dei supercampioni. Certo, posso dire semplicemente una cosa? Vorrei dire che stasera è una serata perfetta, gioiosa, ma c'è un pizzico di malinconia. Vorrei rammentare due grandi, grandissimi fratelli, ambasciatori del Fair Play, Angelo D'Arrigo e Fabrizio Meoni. Loro ci rappresentano da altre parti. Grazie, grazie. L'applauso ci unisce tutti nel ricordo. E allora, Maurizio da Milano, speriamo che la marcia, Schwarzer e tutti gli altri possano, no, portare altre soddisfazioni, no? Un podio, un podio. Ma
ce l'auguriamo tutti, abbiamo grandi aspettative, grandi attese in questo Alex Watzel, ma direi anche nella difesa del titolo da parte di Brugnetti. Speriamo, incrociamo le dita, grazie. Maurizio da Milano.